Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il Blastotron 9000 al 130 full perk, il cecchino del set fantascientifico. Ok, arma full perk oro, cambiamogli le perk, livello critico. Andrei per la velocità di ricarica che 3 secondi mi sembra abbastanza elevato, diciamo. Ah, quindi, ok, rip rivantaggi perché il livello critico va messo qua. Ok, l'abbiamo imparato a nostre spese, adesso vi faccio vedere la build. Allora, Jonesy Coniglio Incursore come primario che mi potenzia il colpo critico del 225% e su quel cecchino ovviamente che abbiamo messo due perk di danno critico è il top del top. Poi abbiamo il solito ritorno di fiamma che ci rimuove lo scudo e ci aumenta la vita del 200% perché andremo a utilizzare forza di dinosauro. Ogni un secondo aggiunge 3% della salute attuale al danno del prossimo colpo con armi a distanza. Poi abbiamo mirino rapido, incrementa i danni del fucile di precisione del 17%. I colpi critici con fucili di precisione applicano tormento acqua, infliggendo 21 punti danno acqua base al secondo per 3 secondi. Plasmico, i danni energetici hanno 20% di probabilità di fulminare i nemici per 58% dei danni inflitti. E infine, visto che siamo senza scudo, mentre lo scudo è esaurito, aumentiamo la corazza del 33%. Poi la decisione è vostra, ovviamente potete giocare anche come primario utilizzando Zenith e giocando a congelare gli zombie. Come vi ho fatto vedere parecchio tempo fa con il fucile di precisione tubo vuoto che era possibile congelare tutti gli zombie, anche con questo cecchino sarà possibile. Però io voglio concentrarmi sul danno nelle zone al centro e nelle zone più elevate. Ecco perché ci butteremo subito in missione. Solite 30 efficienti, 13 di quarzo e 11 di raggio per craftarla. Notiamo subito che ha la mira come quella del vampa cecchino, per intenderci. Il che è molto comodo perché così mi dà la possibilità di mirare e avere comunque il campo visivo molto ampio intorno a me. Ed è anche semi-automatica, nel senso, se tenete premuto R2 o il tasto del mouse, il cecchino continua a sparare. Mi piace questo fatto, dai. È alternativo. Ottimo. Vediamo un attimo dalla distanza. Mostro della nebbia al 100. Bella, bella, mi piace anche con la perk così divertente. Vi anticipo già che c'è anche il cecchino con la perk che vi aumenta il livello critico e su quest'arma la vedo parecchio utile, specialmente per i difensori. Eccoli qua. I nostri mostri della nebbia. Sì, adesso andiamo in una zona più elevata, senza problemi. Volevo giusto avere una visione chiara anche di quello che poteva essere un attimo l'arma. A noi due, Smasher. Sparo? Sì. Il campo lento più utile della storia, attenzione. Ah, si è pure attivato l'accampamento. Vabbè, lo Smasher comunque va giù se io continuo a spararli. Qua c'è troppa gente adesso. Aumentiamo di livello, 140 raga. 140 e sono in singolo. Dopo proverò anche coi compagni. Per il momento voglio un attimo provare e farvi vedere anche a voi. Beh, diciamo che se riuscite a mirarli con tutti i colpi, anche i mostri della nebbia vanno giù abbastanza easy. Sono più un problema questi piccoletti quando vi pushano in quantità, in quanto appunto l'arma, vabbè, è un cecchino d'altronde. Che cosa pensiamo di fare con un cecchino? Di poterci fare tutti questi piccoletti? È già tanto che comunque riesco bene o male a difendermi così, no? Non mi dispiace averla portata su, vi dirò la verità. Anche se comunque non penso che sia un'arma che userò spesso. Non userò spesso perché semplicemente per il difensore va benissimo l'obliteratore. O addirittura il cecchino al neon che trapassa i muri. Quindi non vedo perché dovrei dare quest'arma a un difensore. E utilizzarla io... sì, forse utilizzarla io ogni tanto, quella sì. Potrei anche farlo.
Proviamo un po' anche dalla distanza, perché ovviamente essendo un cecchino mi aspetto che shotti anche dalla distanza. E infatti non lascia dubbi. Ok, vediamo con gli effetti del boost dei compagni. Proviamo al massimo, grido di guerra, di tutto vogliamo provare. La differenza, vabbè, è sempre abissale. Come vedete, da tre caricatori e qualche colpo che era prima, adesso ci ho messo un caricatore e mezzo a ammazzare lo Smasher. In conclusione potete anche decidere di ghiacciare gli Smasher. In questo caso io vi consiglio appunto di magari modificare una perk, mettergli un'altra di livello critico e avere più probabilità di ghiacciarlo. Però non è necessario, come vedete. Oddio. Dunque raga, io spero che questo video come al solito vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere con un commento e con un like cosa ne pensate anche voi di quest'arma, se ve la tirerete su oppure non la tirerete su. E se la tirerete su voglio sapere quali sono i motivi che vi spingono a farlo. Io per oggi non posso fare altro che salutarvi, mi raccomando, la mia opinione ve l'ho espressa, noi ricordate che ci vediamo con il video di domani. Bella bella! This is the worst thing I've ever seen in my life! Oh.